Grazie Presidente. La Commissione, insieme a tutte le forze, maggioranza e opposizione, sta lavorando da tempo per il sostegno alle attività produttive. Tutti sappiamo che c'è un'emergenza sociale, un'emergenza produttiva e ricettiva, e su questo, a partire dal Consiglio straordinario, sono stati fatti tutta una serie di ordini del giorno, di mozioni, e questa si è resa necessaria per un fatto, diciamo, di urgenza nella presentazione domande, e vado a spiegare meglio, insomma, questa mia affermazione. Allora, la delibera di giunta 87 del 21 maggio prevede già, quindi dal lunedì successivo, la possibilità di presentare una domanda di occupazione di suolo pubblico o di nuova occupazione o di ampliamento di un'occupazione esistente, però con criteri che non vadano in conflitto con l'attuale regolamento 91-2019, quindi regolamento OSP e COSAP. Questa mozione, concordata anche con la Giunta, vuole essere, diciamo, un'anticipazione della volontà dell'Assemblea nell'andare a estendere questi criteri, che erano minimali, verso quello che lei, Presidente, ha enunciato. Quindi ci sono alcune cose importanti per coloro che stanno presentando in questi giorni le domande, che vanno subito chiarite agli uffici affinché se ne tenga conto. Queste sono, ad esempio, il fatto che i criteri minimi previsti, una serie, sono derogabili rispetto alla 91 del 2019, quindi al regolamento, e con questa mozione noi stiamo dicendo che andremo appunto a derogare a questi criteri. Il catalogo degli arredi, stiamo dicendo che grazie all'emergenza riusciremo a chiedere la deroga al catalogo degli arredi per l'utilizzo degli arredi magari interni ai locali e risparmio di soldi che in questo momento scarseggiano tra le attività produttive. Inoltre, la possibilità di ampliare oltre le percentuali previste, o non fronte negozio, ma fino a 25 metri dall'esercizio. Questo è qualcosa che già prevede la delibera che la Giunta propone di approvare all'Assemblea, di cui tratteremo anche domani in Commissione. Ecco, poi prevede in ultimo l'estensione dell'esenzione della COSAP fino al 31-12-2020, almeno, insomma, come ha detto anche la Giunta e la Sindaca, nella, diciamo, atto e volontà di favorire le attività produttive e veramente permettere di salvare tanti posti di lavoro e delle attività che vanno avanti alcune da decenni e che rappresentano anche parte della nostra cultura e tradizione. Ecco, distinguiamo tra attività sane, attività di bar, ristorazione, attività produttive in generale, che concorrono a fare di Roma un richiamo non solo culturale, come è sicuramente nelle leve della città più bella del mondo, ma anche un punto di ritrovo perché no, moda e food buono, se vogliamo, insomma, no, non stiamo parlando di movida o di mala movida, se vogliamo. Parliamo della gestione corretta delle attività produttive. Quindi chiediamo alla Giunta di rendere chiaro agli uffici e intraprendere tutti gli atti utili e necessari affinché si comprenda che la volontà dell'Assemblea, verrà sancita a breve, è questa. Grazie Presidente.